Andrea, i ringraziamenti li farà il presidente della Fondazione Spinetta, a nome mio e a nome della Fondazione per tutti, e poi il dottor Drago spiegherà di cosa stiamo parlando. È una tecnologia che comunque implementa la capacità di erogazione del servizio da parte dell'ospedale. Dobbiamo tutti sapere che l'endoscopia digestiva è un cuore pulsante importante dell'attività sanitaria. Abbiamo effettivamente le difficoltà, visto l'alto numero di prestazioni che facciamo e anche a volte un po' di lunga lista di attività, e ovviamente per questo mi sono sempre scusate. E quindi con queste nuove tecnologie, con un rinforzo temporaneo che assicureremo l'endoscopia digestiva, cercheremo di garantire un miglioramento dei tempi di attesa nell'esecuzione degli esami. Darò la parola subito al Presidente, perché parte attiva è il motore di questa ricerca, e ci spiegherà un po' le cose. Grazie. Buongiorno a tutti. Siamo oggi riuniti tutti qui per fare inaugurazione a questo primo lotto del progetto Endoscopia, diagnosi e prevenzione dei tumori per il reparto digestivo, che anche già ha detto il direttore generale di endoscopia, diretto dal dottor Domenico Drago. Io non vi ripeto tutto quello di quella che volevo preparare, ma questa apparecchiatura sempre semplice ma dotata di tutte le tecnologie spaziali, che questo è il compito di dottor Drago, che in seguito vi spiegherà bene. Quello che volevo dire io è che questo progetto è molto ambizioso, quanto ambizioso e tanto costoso. Questo progetto, il valore complessivo è di 103.000 euro. 103 è diventato molto più basso di questo prezzo iniziale, perché là ci sono in fondo due persone molto eleganti, dalla casa produttrice Olympus, che ha avuto pietà della fondazione e hanno abbassato, ovviamente non per la loro volontà, ma per un grande lavoro svolto dal direttore operativo della Fondazione Ospedaletto. Allora, il primo lotto del progetto ha il costo di 36.000 euro e lo abbiamo acquistato grazie ai nostri donatori, in particolare. Allora, in particolare è qui davanti a noi Aldo Pagliere e la sua famiglia. Questo grande condottiere di industria, che ha reso noto il marchio Pagliere e Alessandria a livello nazionale e internazionale, ha sempre dimostrato con la sua famiglia una particolare sensibilità verso il territorio, e anche oggi ha dimostrato sostenendo questo progetto. Altro esempio di imprenditore lungimirante, e non lo vedo, è Guido Minola con la sua famiglia. Anche loro generosamente hanno sostenuto questo progetto in memoria del padre Vincenzo Minola. Che poi quando ci inoculiamo anche l'Italia. E questa non è l'unica iniziativa che gode del loro aiuto. Le società Demo Spa in Valdi sono spesso partecipi di diverse attività che promuove la nostra fondazione, e vi ringraziamo tantissimo. Importante, direi importantissimo ruolo nel svolgimento, nelle realizzazioni di questo progetto hanno avuto le signore. Iniziamo da Barbara Pagliere, che non solo come famiglia,
ma anche personalmente ha organizzato diverse serate di partite di Buraco e ha fatto un grande contributo e la ringraziamo tantissimo. Un'altra splendida persona, Cristina Acatino, che ha preso tanto a cuore questo progetto, che l'ha spinta, si è interessata e ha organizzato magnifica cena presso Golf Club di Margare di Alessandria con i suoi soci, amici e coinvolta anche i ragazzi della scuola. La ringraziamo tantissimo, Cristina. Un'altra signora che vogliamo ringraziare è il presidente dell'Innerville Club. Non so che se c'è qui, Cristina Poggio, è lei, no? È Cristina Poggio. E un'altra signora che ha dedicato per questo progetto, l'ha creduto, l'ha voluto e ha fatto queste serate divertenti di sfilata di moda. La ringraziamo tanto e se non mi sbaglio, Inner Club è composto solo tutto il femminile e ha le radici più profonde in tutto il mondo. E adesso abbiamo anche qui da noi in Alessandria e questa iniziativa non è unica che sostiene sul territorio. Un'altra persona che vogliamo ringraziare di cuore a nome della Fondazione Ospedale, signora Erminia Beggini, per il sostegno e solidarietà. Con questo il cerchio dei donatori del primo lotto abbiamo finito. Quello che si tratta del secondo lotto diciamo è stato finanziato, abbiamo avuto la conferma pochi giorni fa, perciò con il secondo lotto siamo a posto. Questo è il terzo, mancano 25.000 euro, cioè comunque andiamo bene. E poi per finire, anche per non autolodarsi, volevo ringraziare ancora due persone che hanno lavorato tantissimo su questo progetto. Il direttore operativo della Fondazione Ospedale, Alfredo Canobbio, che ormai è diventato esperto, e nostra Paola Pasciero, che voi responsabile della segreteria, una persona che dedica 8 ore da lunedì a venerdì per la fondazione. E anche noi siamo i volontari e vi ringraziamo tanto che ci aiutate, che sostenete e noi con più grande entusiasmo andiamo avanti e tutti insieme vedrete faremo belle cose.